Ma semplicemente ho il piacere di essere qui presente oggi e presentare questa nuova raccolta di poesie dal titolo Zone Generation, sì. Molto impegnativo a dire la verità, perché la maggior parte di questi testi si rivolge, diremo, al mondo attuale e soprattutto all'ecologia, la preoccupazione, diremo, dell'uomo attuale, appunto della nostra generation, è quella di salvare il nostro pianeta, se vogliamo salvare noi. Una preoccupazione per la Romania e per l'Italia? È universale. Universale. Di tutto il discorso incomincia, diremo, lo promuovo io e sono sicuro di trovare un'accoglienza qui in Romania, come ho avuto già in precedenza, una forte collaborazione, una sensibilità, uno scambio di idee, una viva e sincera partecipazione, ma è un auspicio che questo intento, questo discorso, questo obiettivo sia poi portato avanti da tutti i cittadini del mondo, perché tutti viviamo qui e tutti siamo corresponsabili anche del danno che stiamo facendo. Grazie, molto grazie. Queste poesie qui, contrariamente alle altre che scrivevo prima, non sono, diremmo, liriche vere e proprie, ma sono, come si è capito, poesie di maggior impegno sociale, poesie esistenziali, si raggruppa qui un discorso abbastanza articolato e complesso che ha più chiavi di lettura, la poesia scritta, lineare, come si può vedere, però è anche poesia filosofica, è poesia di impegno sociale e nello stesso tempo anche un po', diremo, bizzarria poetica, se vogliamo dire, nella libertà che ogni poeta ha diritto, diremo, di esprimere. E quindi noi troviamo, per esempio, una cosa curiosa, delle poesie, diremo, di una sola riga che sono delle meditazioni, sono delle riflessioni poetiche e che hanno una vita autonoma in seno al libro, quindi un libro che si può leggere verticalmente e orizzontalmente con lo stesso interesse, secondo me. Come Anna Collinet, con calligrammi. Benissimo, lei mi ricorda. Io ho fatto l'esperienza della poesia visiva nelle opere precedenti al teatro qui l'anno scorso, in occasione della nascita di Emine School, 15 gennaio, ho presentato delle raccolte di poesie che sono prettamente, diremo, pittopoesia, poesia visiva, dove interviene la musica, ecco ancora una volta il maestro Matteo Segafredo, che mi ha accettato, il colore, la disposizione delle parole, e si intrecciano, diremo, tutte queste esperienze si intrecciano in un'unica pagina, e qui ho trovato, diremo, interessante il discorso, e dove c'è anche, diremo, un aspetto ludico nel testo. E questo è molto bello perché facilita e avvicina i lettori, in quanto ci sono delle immagini che incuriosiscono e all'interno di queste immagini ci sono anche i messaggi essenziali, se vogliamo, adatti al testo, ma questo mi ha permesso, diremo, di in qualche modo di conquistare un lettore perduto che la vita, poesia non si legge più. Lei mi dice appunto che si legge ben poco, allora ho trovato questo espediente che, a dire la verità, ha funzionato. Solamente quelle di nostra età, i romantici, dei romantici, questi non sono più. Ma io credo invece molto nei giovani e che i giovani dovevo conquistarli in qualche altro modo. Cioè, la speranza. Non lasciate ogni speranza. Sarugam si citasco poesie dentro lei. Lei vuole leggere una poesia? Sì, normalmente c'è l'attore che legge, ma in questo caso posso ben volentieri leggere un qualche. Ecco, due poesie che riguardano la Biennale di Venezia. La Biennale di Venezia, i giardini, si chiama la parte di Venezia dove vengono le esposizioni internazionali dell'arte contemporanea, la Biennale si chiama. Sì. E quando noi parliamo di giardini intendiamo quella parte della città che si dedica a dove ci sono tutti i padiglioni espositori di tutto il mondo. E sono nati così velocemente, ma toccano certi argomenti apparentemente, diremo, leggere, ma probabilmente non sono così. Adesso è profondo. Lei potrà leggerla anche, siccome che hanno la traduzione testo a frontino o meno, io la leggo in italiano, se lei gentilmente poi la legge anche o meno, mi fa un regalo, no? Sì. Allora io gli occhiali. Incomincio, benissimo. Incomincio. A tutti i costi. Ai giardini
l'erba non c'è. L'ultima padiglione della Biennale se l'è mangiata. Si celebrano 150 anni di storia senza un filo di erba. Il vuoto intorno al titolo. Un uomo che vuole essere artista a tutti i costi, se non avesse il titolo appeso al collo, il silenzio sarebbe totale. Nonostante l'abito blu, ha l'aria di non sapere che l'arte è un lusso che lui non si può permettere. Non credo abbia abbastanza soldi per contare la sua storia ad una prostituta di lusso. Adesso. La Giardini New Yarba, ultimo il pavillon dell'esposizione Chamuncato, se celebrato sotto il centenario di storia, fuori un fir di arba, golo il titolo. Un uomo, che se vera artista, corce prezzo, da che non aveva titolo alternato di gut, l'indicità arfi completa, deși sacoul albastru, dă impresia că nu știe că arta e un lux, că el nu-și poate permite, nu crede că are bani de ajuns să-și povestească povestea unei prostituate de lux. Aplauze. Da, se vede, se vede. Alzare la voce non mi va. Con quella tua compagna, uscita dalle mani di Bottero, non mi va. E poi ancora detesto chi si crede emancipato perché ha studiato latino e inglese dietro le tende di casa. Ha sentito tutto e non dice nulla. Să ridic vocea, n-am chef. Cu prietena aia ta, ieșită din mâinile lui Botero, n-am chef. Și apoi îi detest pe cei care se cred emancipați că au învățat latina și engleza în spatele perderilor casei, au auzit totul și nu spun nimic. Pe victima. Ya me piace tanto, perché sono d'accordo con questa che si chiede emancipato perché sì, ho studiato sì, latino e inglese. Sì, sì. Latino io posso capire latina, perché ma inglese? Sì, sì, c'è un po'.